Ciao ragazzi, eccomi qua. E oggi siamo in un nuovo video dove vi mostrerò i pro e i contro del mitico SH. Oggi sono in presa bene, quindi registrerò questo video. Non perdiamo... Madonna, agna. Non perdiamo altro tempo e direi di cominciare subito con i pro. Primo pro che vi posso dire è la maneggevolezza di questo scooter. È veramente una cosa assurda. Io non ho mai guidato un motorino così agile e adatto a ogni tipo di situazione, specialmente se abiti in una città molto trafficata come Milano. Riesci a impertugiarti ovunque. Un altro pregio di questo motorino, non mi ricordo cos'era. Partiamo male, ma di un male. Sono i consumi. Diciamo che, come vedete qui più o meno, la mia media è di 2.5 litri per 100 km. Però se non sei uno smanettone rimbambito come me, probabilmente riesci a portare il consumo anche molto più su, nel senso che riuscirai a fare molti più chilometri con meno litri. Incredibile, l'ho detta bene. Un altro bel punto a favore di questo motorino, oltre alla ciclistica eccezionale, è anche il motore. Figa, il Milan! Perché pur essendo un 150 ha veramente un grande spunto che ti fa andare bene questo motorino sia in città che nei tratti extraurbani, quindi in tangenziale, ma anche in città, senza esagerare di potenza. Un'altra cosa che mi è piaciuta di questo Honda SH è lo spazio dei bauli. Per quanto riguarda il baule dietro, posso dirvi che ci sta tranquillamente un casco integrale e nel sottosella ce ne sta un altro, quindi se siete anche in due potrete mettere entrambi i caschi senza avere un baule che vi sporge oppure troppo ingombrante. Un'altra cosa molto interessante secondo me nella versione 2022 è il display LCD, leggibile in ogni situazione di luminosità. Bene. Una cosa che mi è piaciuta, ragazzi, e voi non ci crederete, è la porta USB nel sottosella. È fenomenale, potrete attaccarci veramente di tutto. Io ci avevo attaccato le lucine di Natale, però volendo, se avete il telefono scarico, che roba, una volta ogni tanto vi tornerà utile. Grande pensata, ingegneri Honda, bravi. Confermo il giudizio. Un'altra cosa che mi piace di questo motorino sono le dotazioni di serie. Vi parlo ad esempio di specchietti, gomme e scarico. Secondo me gli ingegneri Honda gli ingegneri Honda ci hanno veramente azzeccato con questo motorino. Poi un altro pro sono i pulsanti, tutti i pulsanti sono ben a portata di mano. E ora passiamo alla nota più piccantina, i contro. Aia! Per quanto io adori questo scooter, non capisco certe cose. Prima di tutto vorrei parlarvi di questo benedetto scudo che ha due criticità. Stai parlando nella lingua natia. La prima è che se sei alto più di 1,75, un po' come tutti tranne me, il tuo volto andrà a coincidere con la linea dello scudo, della fine dello scudo, che è questo pezzo qua. È davvero davvero fastidiosa. La seconda cosa di questo scudo è sto buco. Che io non riesco a capire sto buco qua. Ma che cavolo l'hanno fatta fare? Ci passa una tonnellata d'aria. Io infatti gli ho messo, per tutti quelli che se lo chiedono, un pezzo di poliuretano, perché altrimenti sarebbe veramente una roba indecente. Se non trovate una soluzione decente, vi passerà un tornado che vi arriverà in faccia. Buonanotte, sei proprio bionda e te sei un deficiente. Secondo contro è il cambio dell'ora. Dobbiamo rivolgerci agli ingegneri Honda. Ma comunque si faceva a cambiare l'ora? Ho dovuto chiedere, metti A, info B, info C, tre volte click, tre volte A, B, click, B, A, C, info click. Basta! Poi sotto una macumba, cioè no, deve essere più semplice secondo me, un bottoncino, fai tic 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 e basta. Un altro contro, se vogliamo metterlo in questa sezione, è la sciancratura. Con questa sua forma sciancrata lascia passare molta aria nella parte delle gambe. Anche se ho comprato il tucano per coprirmi, l'aria comunque un pochettino vi dovrà entrare e dovrete metterlo in conto.
e i miei capezzolini piccini picciò sono andati in Francia. L'ultimo vero contro che ho riscontrato sul motorino è la posizione del serbatoio. Mi avevano detto che avevano spostato il serbatoio sul fondo dove si appoggiano i piedi. Questo ha fatto sì che la maneggevolezza sia eccellente. Peccato che poi quando bisogna andare a fare benzina, principalmente in inverno con il Tucano, sia di una scomodità esorbitante. No, giura. Poi nel limbo tra i pro e i contro, mio parere personale, poi sbaglierò, amen, è lo start and stop. È un pochettino ambiguo, nel senso che ti fa risparmiare molto in termini, ciao polizia, in termini di consumi. Però c'è il rovescio della medaglia. Diciamo che lo start and stop in questo motorino si avvia praticamente da subito, e questa cosa non è che fa propriamente bene a tutti i componenti. Per me questi erano i pro e i contro dell'Honda SH150i. Non è una vera e propria recensione, anche perché io di fare le recensioni non sono né capace e nemmeno c'ho voglia. Semplicemente sono i miei consigli e le mie considerazioni dopo un anno di acquisto. Ragazzi, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Iscrivetevi, mettete un bel mi piacino. Se avete voglia di shoppare qualcosa, io ho dei link qua sotto in descrizione. E io me ne vado di qua. Ciao, mi donerete praticamente un centesimo, grazie per il supporto. Va bene, noi ci vediamo nel prossimo video nel traffico di Milano. Adios! Okay.